Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video slime, precisamente slime food. Me l'avete richiesto in tantissimi questa nuova rubrica di slime food. Io sono veramente super iper felice, veramente contentissima. Infatti nel precedente video che ho fatto dello slime food, ossia latte e biscotti e frappuccino, ha vinto come commento lo slime pizza e Coca-Cola. Ma se la son combattuta lo slime pizza e lo slime sushi, però ha vinto lo slime pizza. Infatti oggi andremo a fare sia lo slime pizza che lo slime Coca-Cola. Infatti per accompagnare la pizza ci vuole qualche cosa da bere e quindi faremo la Coca-Cola. Allora, come primo vado a fare lo slime Coca-Cola, e per fare lo slime Coca-Cola mi munisco di ciotola. Mi vedete? Non lo so, mi vedete da dentro al riflesso della ciotola. E ovviamente per fare uno slime food come si deve vado ad usare proprio la Coca-Cola e ovviamente la cola trasparente. Sapete che vado ad usare questa qua della Cleopatra. Anzi, datemi un suggerimento se voi avete mai provato la cola trasparente della Giotto, perché io l'ho trovata su Amazon, costa di meno perché hanno aumentato anche questa qua trasparente. Io non lo so, questi della Cleopatra stanno aumentando tutte le colle e io non so come fare, ragazzi. Comunque, se avete mai provato la colla della Giotto trasparente, fatemi sapere se funziona. Ovviamente vado ad aprire la mia Coca-Cola. Alla fine del video andrò a fare come sempre la ASMR. Sì, vado a mettere la Coca-Cola un pochino almeno all'interno. Io sto andando a provare perché poi non so manco se viene, se non viene, quindi insomma. Allora, se non viene troppo colore coca-coloso, io ci vado a mettere, ci andrò a mettere un pochino di colorante alimentare, cosa che credo che farò, ragazzi. E penso che andrò a mettere anche un goccino di acqua, perché questo qua lo voglio far venire jiggly. Sapete, l'altra volta io ve l'ho detto, avete visto anche il mio slime jiggly. Ora vi faccio vedere il colore della Coca-Cola e il colore dello slime. Se mette a fuoco è il colore della Coca-Cola, vero. Il colore dello slime deve venire un altro pochino più scuro. Io ci vado ad aggiungere un pochino di colorante alimentare però, ragazzi. Un pochino di colorante marrone, ma proprio poco, perché non voglio che diventi tutta scura la Coca-Cola, sinceramente. Se voi magari non volete usare la Coca-Cola, so che su internet, addirittura su eBay, vendono l'essenza di Coca-Cola. Ebbene, esiste anche l'essenza di Coca-Cola. Penso che così vada bene. Però ragazzi, ci vado ad aggiungere un altro po' di Coca-Cola e vado ad aggiungere anche un pochino di acqua, perché la voglio far venire proprio super jiggly. Il colore va bene, il colore è perfetto. Guardate, secondo me il colore va proprio bene. Vado a mettere un goccino di acqua sempre e vado a mescolare. Lo sapete, qui per addensare potete utilizzare benissimo anche l'acido borico, che va bene. Ok, guardate, è venuto abbastanza liquido. Poi se non è tanto tanto liquido, io l'acqua la vado ad aggiungere anche dopo. Dopo che ho addensato posso andare ad aggiungere l'acqua. Se non avete visto il mio video del jiggly slime, andatelo a vedere, recuperatelo, perché l'ho fatto sia con la colla trasparente sia con la colla vinilica, insomma. Adesso metto un po' di bicarbonato e vado ad addensare con la soluzione per le lenti a contatto. Soluzione che potete trovare benissimo nel negozio di ottica. Dentro la soluzione delle lenti a contatto, però ve lo ripeto sempre, ragazzi, ve lo dico sempre, perché io mi voglio accertare che voi prendiate le cose giuste, deve esserci l'acido borico, perché se non c'è l'acido borico la soluzione, raga, non funziona, ve lo dico proprio chiaramente. Iniziamo ad aggiungere la soluzione e piano piano questo qua, non vi preoccupate che si addensa. Se non si addensa subito, aggiungete altro bicarbonato, perché è il bicarbonato che aiuta a far addensare. Senza il bicarbonato, raga, la soluzione, almeno a me, io vi dico il mio punto personale, vi dico la mia, almeno a me non funziona. Allora, ragazzi, come potete vedere, dopo aver aggiunto bicarbonato e soluzione, dopo un po', ci vuole un po' di pazienza, come vedete, il nostro slime si è formato ed è super jiggly, come potete notare. Guardate quanto ne è tantissimo, è bellissimo, poi è veramente gigloso, vedete? Questo qua adesso lo sapete cosa facciamo? Mentre andiamo a fare lo slime pizza, da mettere in un contenitore con il coperchio, mi raccomando, non deve andare in frigo lo slime, ragazzi, no, per niente. Lasciatelo nella vostra stanza, sulla scrivania, mettetelo in un contenitore e lo facciamo un pochino assestare. Allora, cuoricini, rieccoci qua. Andiamo a fare prima cosa l'impasto della pizza. Ok, sembra strano da dire, ma
E così io mi organizzo così. Allora voglio andare a fare prima la base, l'impasto. Per fare l'impasto ci servirà ingredienti. Allora ci servirà, io vado a fare una specie di butter slime. Quindi inizio a mettere l'amido di mais all'interno di una ciotola e vado ad unire al mio amido di mais il bagnoschiuma, va bene, qualsiasi tipo di bagnoschiuma. Adesso andiamo a mescolare tutto ciò e andiamo ad ottenere questa cremina, diciamo questa pasta appunto, per poi andarla ad unire allo slime normale che andremo a fare dopo. Come vedete io avevo quel bagnoschiuma ma è finito, quindi vado ad usare un altro di bagnoschiuma e non ci sono problemi. Piano piano creiamo questa pasta. Ne vado a creare un bel po' perché voglio che il mio slime, cioè la pizza venga abbastanza grande. In questo caso vedete è troppo appiccicoso, quindi vado a mettere altro amido di mais. E dovete ricordare che la pasta che andate a creare, ossia questa pasta qua, deve essere maggiore, quindi di più rispetto allo slime. Perché mano a mano poi noi andremo ad incorporarla allo slime e deve essere bello elastico come l'impasto della pizza. Ok cuoricini flaffini, rieccoci qua, guardate la mia pasta, guardate quanto è bellina. Questo è come se fosse tipo un butter slime senza colla. Nella stessa ciotola in cui ho impiastricciato il todos vado a fare diciamo l'impasto proprio, lo slime. Vado a mettere la colla. Sapete che io vado ad usare sempre la stessa, la Cleopatra, ma purtroppo hanno aumentato anche questa su Amazon. E io non so più cosa fare, raga, cioè veramente, boh. Prima stava a 19 euro, adesso l'hanno aumentata a 35. Allora vado a mettere un pochino di amido di mais sempre all'interno. Allora vado a fare prima il mio impasto e poi lo vado a colorare, raga. Qua dentro vado ad unire la schiuma da barba. Mescoliamo. Lo sapete che io ultimamente sto avendo una fissa, ma proprio una fissa enorme per il balsamo, perché secondo me il balsamo rende lo slime ancora più bello, migliore. Quindi faccio una bella spruzzata di balsamo e vado a mescolare. Vado a mettere una spruzzata anche di borotalco. Altra cosa di cui io sto mettendo sempre, che mi sono innamorata di nuovo, è il tonico viso. Ne vado a mettere un paio di goccioline, perché ho visto che mettendo anche il tonico viso, che d'altronde mi sta finendo e devo andare a ricomprare, andiamo a colorare lo slime. Per colorarlo io vado ad utilizzare le Puffy Paint, che sono già più o meno del colore della pizza, e vado a mescolare più o meno. Sì, dai, della pizza cotta, ragazzi. Mi piace, va bene così, va bene così. Adesso per addensare, come sempre, bicarbonato e soluzione. Guardate, sentite com'è ASMR. Vedete che bello? Adesso viene la parte in cui dobbiamo trasformare questo. Perché ragazzi, se lo lascio, adesso vi faccio vedere una cosa. Lo mettete sul tavolo e lo lasciate stare. Secondo me si allarga troppo. E questo nello slime pizza non deve avvenire, perché deve restare così. E non voglio sinceramente addensarlo troppo, perché altrimenti viene troppo duro. Aggiungiamo lo slime, questo che abbiamo ottenuto prima, a questo impasto. Se vedete che ritorna liquido, aggiungete o altro addensante o altro amido. Ragazzi, dovete mettere amido fin quando non diventa più appiccicoso. Allora ragazzi, rieccoci qua, cioè guardate qua se non mi sembra l'impasto della pizza. Guardate, bellissimo. Adesso dobbiamo andare a creare la mozzarella e la salsa, che praticamente è super iper semplice. Potremmo benissimo anche magari utilizzare questo impasto qua che ci è avanzato. Allora ragazzi, sapete cosa voglio fare? Senza che vado a fare uno slime nuovo, vado a colorare praticamente di rosso con le Puffy Paint. Mi sporcherò le mani tantissimo, come se non ci fosse un domani, ma non fa niente. Ok ragazzi, eccoci qua, mi sono inzozzata le mani come se non ci fosse un domani, ma non fa niente. Questa è la nostra salsa. Allora ragazzi, vado a fare la mozzarella, ma ne vado a fare proprio poca, non tantissima. All'interno vado a mettere solo un po' di schiuma da barba e un pochino di balsamo.
Vado a mettere un goccino di acqua all'interno. Vado ad addensare, raga, sempre lo stesso metodo. Eccolo qua, il nostro slime formato. Mi piace. Ok, perfetto. Un pochino lo tengo bianco e un pochino lo vado a colorare con il verde. Noi ci vediamo tra poco per l'assemblaggio. Prendiamo appunto il nostro slime butter, o appunto l'impasto della pizza che abbiamo fatto prima. Poi lo sapete cosa faccio per non farlo attaccare troppo? Proprio come la pizza. Vado a mettere un pochino di amido. Ragazzi, ditemi voi se... Oddio, se non sembra una pizza vera, no. La pizza, ovviamente, c'è questa cosa qui. Mettendo poi la salsa, la cosa, mozzarella e tutto il resto appresso. Si mischieranno poi quando io andrò a mischiare, quindi va bene. Poi vado a mettere, lo sapete cosa? Per ricreare un pochino di bruciatura del bordo, un pochino di ombretto nero. Adesso è arrivato il momento di mettere la salsa. No, ragazzi, ma questa cosa è bellissima. A mettere la mozzarella. Andiamo a mettere adesso il basilico. Questi slime food sono veramente soddisfacenti. Adesso metto, tolgo tutto qui, levo tutto qua e vi vado a fare la ASMR. Video vi sia piaciuto, come avete visto comunque la pizza si è unita, ma alla fine non ha fatto neanche un colore poi così tanto brutto, è uscito questo rosso chiaro chiaro che va nel rosa, molto molto carino. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice in su, condividetelo mi raccomando, suggeritemi altri slime food che vorreste vedere. In questo è tutto, vi mando un enorme bacione a tutti voi, cuoricini cucciosi, un abbraccio super iper mega fortissimo e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!